Oddio! E tu chi cavolo saresti? Sono clone 432. Clone. Chi cavolo ha creato un clone e l'ho piazzato qua in camera mia? Sono stato creato da te! Non te ne accorgi? Non te ne ricordi forse? Come sarebbe a dire? Ehi, diamoci una calmata! Stiamo molto calmi! Sono qui per darti una regolata! Ehi, uccidere. Ti tengo d'occhio! Oh cavolo! Uccidere. Stai dietro, sai! Ho un coltello uccidere. E non ho paura di usarlo! Uccidere! Uccidere! Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati finalmente su Roblox! Ne è passato di tempo, guardate al collo chi c'è venuto a trovare, Pinolo il serpente! E ciao a tutti ragazzi, sono Pinolo! Pinolo il serpente! Ah, Pinolo, com'è bello oggi essere qua insieme a te! E se volete un prossimo video con lui, magari nel prossimo gameplay di Roblox, lui, il mio personaggio, avrà Pinolo al collo ed io avrò Pinolo al collo davvero! Se arriviamo a 25.000 pollici su, questo prossimo episodio con Pinolo avverrà davvero e io lo farò con tutta la paura che ciò comporta. Oh mio Dio, averlo qua mi mette sempre ansia! E oggi, come avete visto dall'intro, noi creeremo dei nostri cloni. Perché nella mia stanza dei cloni ci sono due persone e questi non sono dei miei cloni, sono abbastanza diversi, uno è femmina, i cloni dovrebbero essere uguali a me, quest'altro mi somiglia abbastanza ma non è un mio clone, forza, fuori tutti quanti, uscite dalla mia stanza, non possono uscire, li ho resi prigionieri. Dai, forza, levatevi di torno, qua io ho da fare, devo lavorare ragazzi, noi oggi stiamo creando un esercito di cloni, perché con questi nostri cloni, vedete, possiamo equipaggiarli ad esempio con la prima spada che abbiamo ottenuto, e loro adesso nasceranno da queste macchine, eccoli qua, i miei primi cloni, guardateli, sono magnifici, guardate come vanno in battaglia, tutti brutti, con le loro spade, le prime spade che hanno mai affrontato in vita loro, e vanno a combattere al centro dell'arena, contro i cloni di tutti gli altri. E per ora guardate, sembrano essere forti. Abbiamo anche un clone baby. Guardate tutto questo esercito di pinoli, sono bellissimi. Ma non è abbastanza, noi dobbiamo renderli sempre più forti, perché anche gli altri che stanno giocando in questa partita miglioreranno sempre i loro cloni, gli daranno armi più forti, magie, di tutto, e noi dobbiamo essere all'altezza. Quindi entriamo subito nella nostra sala di comando, perché dobbiamo migliorare le cose. Abbiamo bisogno di poteri più grandi. Oh, abbiamo due armi speciali per i nostri cloni, una padella e una spada gloriosa. Beh ragazzi, non posso resistere al fascino della padella. Voglio tornare dai miei cloni. Ah! Mi piace che in questo gioco quando cadi per terra finisci sempre a rotolare come uno scemo. Sono contento di rifare questo gioco perché mi diverte sempre tantissimo. Spero che piaccia anche a voi. E infatti vi chiedo un'altra volta, lasciate tanti pollici su sia per la sfida di Pinolo, ma anche per vedere degli altri episodi su Roblox, creando dei cloni di tipo aria. Magari potranno lanciare i nostri nemici in giro per l'aria come se fossero dei frisbee dappertutto. Ma sì, creiamo anche i cloni mistici. E adesso andiamoli ad attivare. Vedete, eccoli qua. Queste sono le cose che ci segnano, le nostre scettri magici, che segnano che noi possiamo creare ora i cloni mistici. Ehi! E i cloni di aria, perché ci sono queste persone che stanno cercando di ammazzarmi? Smettetela, che fa quello là? Aiuto! Vediamo un po', mettiamo allo sviluppo i nostri nuovi cloni. Oh oh, sono armati della padella, guardateli! E questo qua è un clone mistico. Vedete, ha le sue abilità, ci sono magie intorno a lui. Ah, quello era un clone di aria! Wow, avete visto? Era potentissimo. Ok, non ci basta. Non ci basta, noi dobbiamo distruggere gli altri, perché gli altri erano quella ragazza e quel tizio che all'inizio si erano infilati nella nostra stanza. Loro volevano intralciarci, ora capisco tutto. Guardateli, vogliono mettersi in mezzo ai piedi per darci problemi, ma noi li abbiamo chiusi di fuori. Vogliono sabotare la nostra macchina per clonare. Vogliono impedirci di conquistare il mondo con i nostri cloni miriadi di Lion. Riempiranno il mondo, immaginatelo ragazzi. Ragazzi, tutti che fanno ancora una volta, ciao ragazzi, onde soniche tutte che entrano nelle orecchie di tutti i nostri nemici. Allora dobbiamo migliorare le loro armi, mettiamogli, in realtà hanno già la padella che è un'ottima arma, quindi potremmo anche restare con quell'arma. Interessante, facciamoci un pet. Forse il nostro pet potrà servire a tenere lontani gli intrusi. Pinolo, potrebbe essere questa la tua gabbia. Forse sei un po' troppo piccolo per starci. Ma qua dietro che cosa abbiamo? Guardate!
Ah, ho capito di che cosa si tratta. Questa è la miniera. Allora ci serve una raffineria per purificare i minerali e venderli. Dobbiamo guadagnare più soldi, dobbiamo potenziarci di più. Ecco qua, adesso abbiamo la raffineria. Perfetto, abbiamo guadagnato 70 dollari in più. Sei geloso, biondino? Scommetto che i tuoi cloni non sono così veloci ed efficienti. Tutti sono gelosi dei cloni di Lion perché loro sono super esaltati come me. E quindi scavano, combattono come se non ci fosse un domani. Ed effettivamente per loro non c'è un domani, perché non so se lo sapete ragazzi, ma i cloni, dopo essere stati usati una volta, sono destinati a scoppiare in mille pezzi. Ma non ditelo a loro perché loro non lo sanno. Andate alla gloria se tornerete a casa. Certo che tornerete, ci saranno promozioni per voi, panettoni per Natale. Guardate poveraccio questo clone bambino con il suo bambino Pinolo al collo là. Guardate, stiamo dominando il campo di battaglia. Stiamo devastando i cloni degli altri. Oh, questa è un'ottima notizia. Vediamo un po' che cosa possiamo avere. Beh, intanto avrei un bel tetto. Miglioriamoci anche dal punto di vista dello fascino. Dobbiamo rendere la nostra fabbrica di cloni la più bella del reame. Poi vorrei, aumentiamo il nostro storage per i minerali. Poi abbiamo un clone controller, una sala di controllo per i cloni. Facciamolo, facciamolo. E un aereo futuristico. Ok, diamo un'occhiata a che cosa abbiamo prodotto. Dov'è il mio aereo? Datemi subito, eccolo, vehicle. Oh, ragazzi, questo è il mio aereo. Oh, possiamo andare in guerra noi stessi, mi sa. Ora dobbiamo caricare i nostri cloni. Ho capito, se noi li mettiamo sull'aereo possiamo portarli in battaglia. È geniale. Ok, ok, forza PA, piccoli prodi, dovete venire qua. Entrare a bordo della navicella che vi porterà in battaglia. Vabbè, andremo in guerra solo io e te, Gesualdo. Gesualdo, il clone più spavaldo. Andiamo andiamo in guerra io e te, sei pronto? Ok, stiamo arrivando. Scendiamo di quota, ok, ancora un po'. Eject clones, sei pronto Gesualdo? Vai! Lo abbiamo lanciato di sotto. Ora dobbiamo tornare indietro, non abbiamo più cloni. Ok, mentre loro continuano ad andare in battaglia, marciano senza sosta, noi rigeneriamo il nostro veicolo e riempiamolo. Ok, iniziamo a riempirlo di altri cloni. Nel mentre, direi di andare qua a vedere come funziona questa controlla i tuoi cloni. Ah, che figo! Possiamo noi essere uno dei nostri cloni. Possiamo decidere dove andranno e come attaccheranno. Ehi, c'è qualcuno qua dentro? Piccoletta, eccola là, eccola là. Piccola tigre, scommetto che tu... è un po' grassottella però. Possiamo anche darle il nome, ragazzi. La chiameremo Baba Yaga. Ecco qua, così sarà contenta, Baba Yaga. Quindi noi ora abbiamo questa specie di gatto pardo che però ci segue senza camminare, cioè ci segue strisciando il sedere. Ma è normale che una tigre cammini così? Non credo. Oh, stiamo migliorando la nostra base in modo ottimo. Vediamo cos'altro possiamo prendere. Clone chamber. Va bene, energy core. Che cosa stiamo facendo? Ok, questi mi sembrano potenziamenti di scienza pazza. Sapete quegli scienziati matti che vanno oltre il limite e creano delle cose disturbanti? Questi macchinari sembrano qualcosa che esce proprio da loro. Che cosa possiamo fare qua dentro? E sembra essere una specie di incubatrice che sta generando un super clone. Un Mega Lion VGF. E questa sarebbe la sua testa? G-terminale del gigante. Vuoi vedere? Che forse qua, quando questa barra arriverà al 100%, noi riusciremo ad evocare non un clone come gli altri, ma un mio clone gigante con un pinolone gigante al collo e magari anche con una tigre gigante. Ok, non ci rimane altro da fare che aspettare il 100%. Ragazzi, secondo me questa volta riusciamo a distruggere tutti gli altri. Guardate, loro si fanno la battaglia lì al centro, pensano di vincere, pensano di avere una possibilità. Quel clone è volato per aria, ma non sanno che in realtà sta per arrivare il gigante di Lion VGF. Ok, siamo pronti. Vai mio piccolo caro lindo. È gigantesco. È un po' ha la testa piccola. Va bene, io ti voglio bene lo stesso anche se sei brutto. Forza caro lindo. Vai caro lindo in battaglia. Devasta, immaginate i nostri avversari adesso saranno tutti spaventati. Dicono, oh, ma che diavolo è questo gigante? Guardalo, guardalo, schiaccia tutti gli altri. Sta devastando tutti. Oh mio Dio, caro lindo. Vai, devasta caro lindo. No, caro lindo.
Me l'hanno smontato! Però ha fatto il suo sporco lavoro, finché è rimasto in vita menava schiaffoni! Questo dovrebbe essere il mio computer! Oh, adesso sì che mi sento un vero figone del bigonzo! Con a fianco la mia tigre! Proprio come un vero malvagio! Avete presente nei film che accarezzano sempre un gatto gigante o un leone? Abbiamo anche acquistato un paio di spade più potenti: la cuore nero, la spada di energia e l'ascia galattica. Oh, abbiamo sbloccato la spada più potente! La spada di diamante, in pieno stile di Minecraft! E ho appena capito a che cosa serviva l'abusivo scienziato qua sopra! Lui si occupa delle mutazioni! Guardate, abbiamo a disposizione due mutazioni, la ninja e la cuore nero. La mutazione cuore nero ci rende una specie di cavaliere senza testa, ma quella da ninja è fighissima, siamo una specie di cyborg del futuro. E tutti i miei cloni sono come me. Peccato che qualcuno nasce storto. Guardate, anche quelli piccolini hanno l'elmo. Ok, ormai i nostri cloni sono più potenti di quanto potranno mai essere. Non ci manca altro che scegliere che quali vogliamo. Io direi di prendere due o tre elementi adatti. Quindi direi fuoco, direi veleno e infine direi elettrico. Ok, mi sembrano i migliori che possiamo avere. Infine mi metterei a caricare il nostro gigante. E nell'insieme, mentre qua si fermerà la nostra catena di montaggio per un attimo, resetterei il nostro veicolo e lo inizierei a riempire. Ok, perfetto, il nostro gigante adesso è pronto. Non dobbiamo far altro che aspettare che qua inizino ad arrivare i cloni. Eccoli che iniziano. Aspettiamo anche che si riempia il nostro aereo per lanciare il nostro assalto tutto insieme. Guardate questo clone con la spada infuocata, non vede l'ora di andare in battaglia. Ok, i nostri cloni sono partiti. Aspettiamo solo un attimo. Aspettiamo solo un attimo. Ecco il nostro gigantesco pinguino. Ok, andiamo anche noi al nostro aereo. Presto, presto. E andiamo in battaglia. Forza, alla massima potenza. Alla massima potenza. Ok, ok, ancora un po' più avanti. Fermiamoci qua. Giù tutti i cloni. Forza, scendiamo anche noi. Andiamo, andiamo. Forza, andiamo a combattere. Date sostegno al gigante. Ok, finalmente siamo riusciti a conquistare il centro del campo. Guardate come i nostri cloni stanno randellando quello là. Forza, miei piccoli. No, no, ne arrivano altri. No, presto, ammazzate questo qua, ammazzatelo. Guardate come continuano ad arrivare tantissimi pinguini. Stiamo distruggendo gli avversari. Ok, ragazzi, direi che abbiamo ottenuto il massimo da questa modalità. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, lasciate un bel pollice su per vederne un prossimo con Pinolo magari. Ed io vi auguro una buona giornata. Lion out.